Cesare, a cosa dobbiamo questo invito generale? È un incontro tra una sesi che stavamo programmando da anni, non siamo mai riusciti a fare fino a quando Kudu non ci ha coinvolto per le elezioni e quindi ne approfittiamo per rivederci fra vecchi amici. Ah, mi fa molto piacere. Ragazzi, questa è una videata prima di mangiare, mi raccomando, adesso nonno. Se urge il buffet. Gioco centrale di difesa, come sempre. Ma non voglio essere. No, sto aspettando di Siccome noi e gli ospiti li trattiamo troppo bene, quindi li facciamo assaggiare diverse qualità di carne. Adesso questa, come vedete, questa marmitta cosiddetta, c'è la cottura della carne a capotto. Capotto che io vi comincio a far vedere com'è prima di metterle nei piatti, come vedete, no? È carne di agnellone fatta con patate, vedo cipolle e anche qualche pomodoro secco. È una specialità che sicuramente c'è delle casse baffe. Passate da questa pietanza, poi passiamo all'altra pietanza che è la carne arrosto di capra e di agnellone. Una squisitezza che la carne di capra è proprio una specialità che da dove riprendi? Vai. Allora, dopo la carne a capotto, per sempre per trattare bene gli ospiti, andiamo alla carne arrosto, che è carne arrosto di capra di montagna, vero? Assettate. E poi di agnellone, che è una specialità che è solo da gustare, per fotografia non si può vedere, però immaginando, vedendo le fotografie si immagino il gusto, il sapore che bisogna assaporare. Bene. Sì, ecco, stiamo arrivando, filmando, stiamo anche commentando tutto, Cesare. C'è arrivato lo chef. Cesare, scusi, lo chef. Venga, ci illustri un attimino, venga qui. È tutto lui che comanda. Venga. Ci spieghi un po' la carne a capotto. È tutto lui che comanda, è tutto che ha organizzato, quindi noi adesso illustrate le pietanze, provvediamo a metterle in tavola. Agnellone in capotto. Già detto, tutto come composto. Non la posso. Prima sono rosto. Stanno un po' di locale. Dai, ancora si va appendo. Si va appendo, ma già comincia a segare. Segare papà, comincia a papà noi. Vai. Lo chef mi ha dato l'incarico di illustrare quello che può essere questa carne arrosto. Come vedete nel giro arrosto ci sono due tipi di carne. E questo che è capra, squisitissima. E questo è agnellone. Agnellone vuol dire che è un agnello di 12-14 kg. Che deriva di dove. Quello che dovrete assaggiare è questo qua, la carne di capra, che è una specialità della zona, specialmente dell'Ugliastra. Infatti arriva dall'Ugliastra questa, non è che si trovi. Una volta si dice capra, ma la capra non vuol dire tutto. Capra, c'è capra e capra. Capra di montagna, capra di marina o capra che si allevano nelle stalle. Ma e questa è capra? Questa è capra di montagna, dell'Ugliastra. È la migliore perché? La migliore. La carne di capra per essere buona deve essere grassa. Casomai il grasso si scarta, ma deve essere grasso, se no è legnoso. Invece questa è il punto giusto, è perfetta, e anche come cottura. Bene, allora andiamo in tavola. Sì. Senti il profumo? Sì. Cesare, io sento già un profumo da qui, tu cosa ci dici? Prendi la carta, ma la memoria è bruciata la carne. Purtroppo il profumo non può entrare da qui dentro, mi dispiace, l'unica cosa. Aspetta, ci mettiamo qui. Tira, guarda. Aspetta, attento, Mario. Ok, dai. Mario, adesso c'è l'operazione. L'operazione. Ciao. Trinciapollo. Ma dietro non è che per spiego. No.
Se sei induso, così è andato in noi, oppure da quando sono in noi direttamente in spazio. E vuole salire all'inizio e da quando sei grato. Altro secolo succedendo. C'è un cinnato. Ma non sei la dici. Allora, io prendo questo cinnato che sta mio nonno. Ecco, no, però non ho una ragione per fare prima questa cosa. Pure che mi, pure se non tu, la volta tu, grazie. Un signore che fa padrone di casa, chef, cameriere, dove lo troviamo? Da nessuna parte. Adesso che operazione stai facendo? Adesso sto facendo l'operazione di tirare fuori la carne dal pentolone, che questa è la carne a capotto, ripeto, con patate, cipolle e pomodoro secchi, carne di agnellone. Ma chi è che ha cucinato? Tutto Cesare? Sì, Cesare. Mm? Cesare. Te dai a me o no? Ti come c'hai tu? No, no, non sei più bravo tu, non hai saputo da te, non dicevo. Mi dai quindi una frustata? No, e da poco, il signor Chetto si bagna su brodo come ti fu coento, no? E su brodo. Allora lo fai per i soldi, non c'è più. No, c'è. Ah, questo è vero. Il bello è quando lo fai perché ti piace. No, ma però è bello anche quando la gente che va da te se capita e sei soddisfatto. Ma voi state per ti pagare? Questo è una gente. A pagare, tanto fa lo stato. Non di olio, ma la pagare ma ti manda le balle. Patata sua. Venga pure. Venga pure. Ma cosa vuoi? No. Mandate a Roma, Vado? Sì, allora com'è andato oggi? Sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto, ci siamo stati bene, insomma, un gruppo di amici, ci siamo rivisti, rincontrati, mi ha fatto molto piacere. Insomma, un gruppo di persone che insomma mi vuole dare una mano, sostenere insomma in questo progetto, di questa candidatura alle comunali di Quarto. Perfetto. E niente, insomma, siamo stati tutti molto bene, spero che sia piaciuto a tutti. Insomma. Di un po', e lo chef quanto è sembrato alla testa della situazione? Ah, ottimo, ottimo, la verità, ci ha stupito a tutti, è stato molto in gamba, roba buonissima e poi è stato molto ospitale, la verità. Quindi sei assolutamente soddisfatto della... Assolutamente della giornata, del pranzo, è stata una bellissima esperienza. Senti un po', vorresti fare qualche invito a qualcuno particolare, a Cesare, a tutti quelli che sono venuti, cosa vorresti dire? Un grandissimo ringraziamento per essere venuti e per il sostegno insomma che mi stanno dando, è stato molto, molto bello, ringrazio tutti per la presenza, mi ha fatto veramente molto piacere. Ok, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, grazie a tutti nuovamente, insomma, e speriamo che ci siano anche altre occasioni. Ciao, grazie. Ti ringrazio. Ciao Cesare. Beh, com'è andata oggi? Noi siamo estremamente soddisfatti, ti facciamo i nostri complimenti, io a nome di tutti,
per come hai organizzato la giornata, ti diciamo che sei stato eccezionale nella cottura delle carni, nella preparazione di tutto il pranzo e sei effettivamente un uomo di una bravura eccezionale. Quindi noi sicuramente i complimenti te li facciamo di cuore. E ti diciamo grazie. Adesso dici tu com'è che hai fatto in poco tempo a fare un discorso così buono e così interessante. Sostanzioso, succulento. Dai, parla tu. No, la prima cosa dobbiamo ringraziare Maurizio perché ci ha messo nelle condizioni di fare questo incontro, che tra l'altro era in programma da anni e non siamo ancora riusciti a farlo tra Aula Assisi. Una comunione, una rivisitazione delle usanze Aula Assisi. Sagrava, agnelloni in cappotto, anche se non è tradizionalmente nostro, e poi qualche digestivo, ma ancora non abbiamo finito. Adesso stiamo facendo un piccolo intervallo, poi passiamo ai digestivi. E dopo continueremo con gli gnocchetti, abbiamo detto, cotti nel brodo della pecora in cappotto. Ammazza. Sei un pozzo senza fondo di cultura, tu non ti fermi mai. Un pozzo senza fondo perché sono... Di cultura ho detto. Dimmi tutto. No, io ringrazio voi veramente per questo incontro, perché guarda l'esempio di Luigi, con la moglie venivano qui da anni. Dal 75. Prima che io arrivassi qui, 20 anni prima, e non ci siamo né incontrati né niente. Avessimo fatto l'incontro casuale, avremmo magari fatto l'incontro degli olassesi molto prima. È una cosa che dovremmo, anzi, io farò una proposta dopo. Perché gli olassesi non si riuniscono in una specie di associazione? Bravo, anch'io la penso. Ma giusto per vederci, anche non per mangiare, perché ognuno come mangia a casa sua non mangia da nessuna parte. Per vederci, per incontrarci, sì. Per scorrere una giornata. E scambiare due opinioni. Sarebbe meravigliosa. Anche perché ci incontriamo, facciamo una specie di società di mutuo soccorso tra olassesi. Tra olassesi e tra piantati a quarto. Sì, tu Mario ci stai? Senz'altro, sarò il primo. Anche perché abbiamo delle tradizioni meravigliose che purtroppo si stanno perdendo. Noi forse siamo l'unica generazione che ancora riusciamo a trasmettere ai giovani certe usanze, certi valori morali che ormai stanno finendo e quindi non ce ne sono più. Per quello bisogna ringraziare Maurizio e votarlo intanto, perché bisogna dargli una mano. Sì, quello. Poi vedremo, sarà Maurizio a convocarci, a coinvolgerci. Va bene, ok? Allora noi ti ringraziamo di nuovo e alla prossima, grazie, d'accordo? Grazie a voi, alla grazie prossima. Di nuovo, grazie, ciao ciao. Ma è strano, ma su comune. Questo è il responsabile. Su getto, su diserbato, qualsiasi di pemegina, è tutto, indicato stesso assessorato. Tutto. Si mette un albero per Natale, va lui a sceglierlo. E così. Ma certo, tanto bisogna essere uno scuro. Comunque è demenziale, nessuno vi ha detto niente. Vuole una famiglia che ci vive. Noi abbiamo quel bambino, che lui deve poi. Oggi siamo qui a casa di Cesare Chilotti per festeggiare la candidatura a consigliere comunale di Maurizio Puddu. Per fare in modo che tutti gli ulassesi lo votino. Noi siamo così partecipi a questa sua iniziativa e quindi siamo anche, diciamo, grati a Cesare che ha messo a disposizione la sua casa e ci ha preparato un pranzo luculiano di cui tutti avete avuto la possibilità di vedere i risultati. Grazie e alla prossima.